E tutto questo e facciamo finta che nella rubrica del buon Savio nulla è impossibile, ricordiamo fin da subito tutte le puntate della nostra playlist. Anzi, dopo giocheremo a memory e chiederò a Savio quante se ne ricorda, citeremo un po' di titoli per l'occasione, tutti quanti qui riuniti per chi ci segue in diretta è un mercoledì sera, 17 aprile. Mentre ringrazio di cuore Lucia Buzzi Roberta Schiaretti per i Super Sticker e diamo anche il ben arrivato ai nuovi abbonati, e anche ai fedelissimi, ma anche ai nuovi arrivati e alle nuove arrivate. Il buon Mesbet in regia. Questa sera. L'argomento è bello piccantino, bello interessante. Diamo subito il bentornato a Savio. Intanto, come stai? Grazie, Gianluca, sto bene, grazie. Saluto gli amici e le amiche che. Stanno ascoltando in questo momento e, come tu ben sai, per me l'argomento eh, to mi tocca da vicino: l'argomento dei, dei cerchi nel grano, in generale. Perché, sin da piccolo eh, ne fui affascinato e ho avuto anche la fortuna, tramite diverse sincronicità, di ritrovarmi a stretto contatto con uh, questo fenomeno. Con il cerchio nel grano in generale, eh, con le geometrie sacre. In effetti, il, il video si chiama Cerchi nel grano, Mandala e Yantra perché c'è una corrispondenza tra questi tre aspetti delle geometrie. E mi piacerebbe sviscerarlo poi durante la puntata a pochi giorni dall'evento dal vivo, un bel weekend. Eh delle Marche ma ve ne parleremo a fine puntata ricordiamo che il mercoledì anzi due mercoledì al mese è lo spazio dedicato a te e lo contraddistingue la primissima sigla di facciamo finta che che proprio edita da te è un inedito anche la colonna sonora del quale in qualche modo ti ringrazio ancora oggi perché mi ha portato fortuna e dicevamo non è non è la prima volta che affrontiamo la tematica, cerchi nel grano in questi quasi quattro anni di, di, di attività, però mi, mi, mi colpisce particolarmente anche perché io ti conosco da tanti anni e so quanto sei collegato a questa tematica, quindi prometto fin da subito a chi avesse già dimistichezza con l'argomento che sarà una puntata particolare. Poiché tu sei molto all'interno della tematica, sei stato coinvolto, hai avuto esperienze in prima persona. Quindi non è Solo una puntata teorica, ma entreremo nel vivo perché, fra l'altro, anche qui apriremo poi fin da subito ad un'idea che è quella di portare anche i nostri amici all'interno di un cerchio nel grano. Appena accadrà, tra poco sarà stagione. So che tu ci sei stato, hai toccato con mano, hai anche qualcosa da farci vedere. di, di che ti sei portato dietro da una di queste esperienze e io partirei proprio dal personale. Qual è il tuo rapporto con i cerchi nel grano? E vediamo anche, lo vedremo nel corso della puntata: quanto ti ha toccato l'argomento e segnato in tutti i sensi. E partiamo proprio da Savio e i cerchi nel grano. Allora, io in realtà, prima di partire su sulla mia esperienza personale perché molte persone magari non sanno in realtà il cerchio nel grano ne sanno poco un'introduzione che ci terrei a fare è quella del collegare i mandala gli yantra e i cerchi nel grano perché perché sono delle geometrie e come diceva il nostro amico Pitagora che probabilmente importava la sua conoscenza dall'antica filosofia indiana, a cui io sono molto legato, diceva che la geometria delle forme è musica solidificata. Quindi, già nell'antichità si sapeva che il suono andava a interagire con la materia e le geometrie che compongono appunto la materia non è altro che suono, ov ovvero vibrazione solidificata. Quindi, all'interno sia del mondo antico. Sia delle recenti scoperte delle scienze tipo quella della cimatica, che va a vedere come le onde sonore si mh, dipanano all'interno di un ambiente creando delle figure geometriche ben precise, eh, vediamo come l'aspetto geometrico è, è fondamentale nel rapporto che ha l'uomo con l'invisibile, con le altre dimensioni, anche perché abbiamo già parlato di portali dimensionali. Proviamo ad immaginare ecco come spiegare a chi ci ascolta cosa si intende come una geometria può avere un impatto sulla nostra psiche o sull'ambiente circostante. Io ho preso qui un, una geometria che io di solito uso per spiegare eh, la base della radionica. Quindi proviamo ad immaginare che noi siamo immersi in questa energia o diverse energie invisibili che però hanno degli effetti visibili. Ecco che eh, è come se esistessero dei fiumi energetici che in base alla geometria del, dell'abitazione in cui viviamo, in base allo stato emotivo in cui vibriamo, ecco che questi fiumi energetici prendono delle direzioni differ differenti. Ecco che le geometrie applicate a livello consapevole possono direzionare dove vogliamo l'energia. Ed ecco che viene, ehm, viene a noi questa grandiosa scienza che è la radionica. Per dirla breve, è quella che di solito viene utilizzata con il pendolo. Quindi, con il pendolo radiestesico si riesce a sondare l'energia di di un alimento piuttosto che di un evento. Nella radionica, nello specifico, si possono utilizzare delle geometrie, delle linee e dei numeri per convogliare l'energia in un certo modo, perché l'energia non è altro che informazione, vuol dire che si sta formando in formazione. Questo qui è un circuito, se si vede, è un circuito radionico. Come potete vedere, sono delle geometrie e ci sono dei numeri all'interno. I fiumi energetici che scorrono nell'invisibile, nel momento che incontrano queste linee, come se fosse un argine di un fiume che devia il corso del fiume, ecco che la geometria devia il corso di queste energie, convogliandole e dandogli un'informazione ben precisa data da linee e numeri. In questo caso, io quando devo fare una sessione di registrazione. Perché faccio il musicista, io appongo qua sopra una mia foto e questo diagramma è stato studiato appositamente per far sì che quando si suona uno strumento musicale si è il più concentrati possibile in quell'esperienza lì. Quindi, quando devo registrare qualcosa e devo dare tutto me stesso, o magari devo fare un concerto, ecco che io utilizzo questa geometria. Questa è la radionica. Un altro esempio sempre di geometria, e pian piano capiremo perché voglio portare questo esempio fino a arrivare al cerchio nel grano per comprendere che valore può avere appunto questo fenomeno, avete sicuramente sentito è il mandala. Molti dicono mandala, in realtà l'accento è su mandala. Infatti c'era un meme abbastanza famoso nell'internet che era anche divertente, dove c'erano due monaci tibetani, uno chiama l'altro e fa... Maestro, io ho trovato la, una forma geometrica, una rappresentazione geometrica dell'universo, il maestro gli dice mandala. Ed è per quello, infatti il termine è lo stesso, è mandala, è una, questa geometria che in realtà vuol dire cerchio, mandala. Perché a livello di archetipo il cerchio rappresenta proprio ehm, il portare ordine all'interno di un caos. Anche Jung utilizzava il cerchio eh, proprio a livello terapeutico, perché il, ce il cerchio ha un centro, ma anche una periferia. Noi iniziamo a disegnare pian piano a livello periferico fino ad arrivare a, nella profondità di noi stessi. Infatti, questa tecnica utilizzata con eh, la sabbia colorata eh, è fatta di solito dai tibetani. Dovrebbe esserci un'immagine perché sicuramente gli amici e le amiche da casa avranno già visto questo, questa modalità. E sono questi mandala ehm, che possono avere delle forme geometriche all'interno ma eh, diciamo non sono complesse. Non sono complesse. Anche se il disegno sembra molto complesso, in realtà sono un... come possiamo vedere è un cerchio dove all'interno... Ci sono delle geometrie molto semplici che possono essere un quadrato che in questo caso ha quattro porte. Un modo ancora un po' più evoluto eh, del rapporto geometrico con il sacro e le altre dimensioni sia con lo yantra. Lo yantra, eh, in questo caso lo shri yantra, questo qui si chiama shri yantra. L'abbiamo già visto in altre puntate, ehm, vediamo che è più complesso: ha delle geometrie tipo triangoli, delle stelle, è sempre circoscritto all'interno di un quadrato con quattro porte. Ehm, ci sono diversi, ehm, diverse interpretazioni di questo simbolo, ma in certe scuole tanti che iniziatiche, viene dato questo simbolo. Ehm, con lo scopo di osservarlo e pian piano essendo che il linguaggio simbolico è il linguaggio del nostro inconscio, lui pian piano si manifesta a, a te stesso manifestando te stesso. Quindi se noi lo leggiamo dall'esterno verso l'interno rappresenta il nostro percorso interiore fino ad arrivare all'essenza più intima. Invece dal punto centrale andando verso l'esterno rappresenta la cosmogonia, come il tutto è stato creato. Quindi questi simboli hanno un potere, perché lo Yantra viene utilizzato anche per modificare l'energia di un ambiente, per proteggerlo o per cambiare delle... qualcosa di energetico a livello de dell'ambiente. Questa scienza viene chiamata vastu che poi è diventata in oriente sempre il feng shui. Quindi la scienza che spiega che ciò che abbiamo uh, intorno, um, oltre ad essere una rappresentazione grafica del nostro inconscio, um, è anche um, la rappresentazione grafica uh, che noi forse dovremmo mettere a posto. Quindi capendo come sistemare l'ambiente circostante, andiamo ad agire sulla nostra persona. E quindi la geometria utilizzata per trasformare se stessi è una delle tecniche più antiche che conosce l'umanità. Quindi lo shriyantra lo vediamo all'interno del contesto dello yoga, ma vediamo anche l'ata yoga, quindi le posizioni dello yoga, le famose posizioni dello yoga. Sono delle geometrie sacre che noi applichiamo con il corpo e quindi tenendo per un po' di minuti quella figura geometrica che la incarniamo con la posizione del nostro corpo, ecco che andiamo a interagire sul nostro livello di coscienza alterandolo e cambiandolo, o sul nostro stato mentale. Quindi finora di cosa abbiamo parlato? Di geometrie sacre. Queste geometrie sacre, se fino a un certo punto le abbiamo viste all'interno dei templi o comunque degli spazi sacri, anche perché, ad esempio, nell'antica India il concetto di, tem di tempio cioè, è stato molto più. Um, è avvenuto molto più in là nel tempo, perché in realtà mh, si circoscriveva un'area e si diceva che era un'area sacra ma già i templi chiamati appunto mandir se andiamo a vedere sono delle geometrie tridimensionali anzi sono la tridimensionalità di queste geometrie bidimensionali che sono appunto questi yantra ci sono anche dei templi che sono la tridimensionalizzazione dello shri perché il simbolo a livello bidimensionale, secondo la magia, nel momento che viene caricato su altri piani sottili, prende una sua tridimensionalità. Ma questo ci arriveremo dopo perché ha a che fare con i crop circle, nello specifico. Il crop circle, ovvero il cerchio nel grano, mm, prende questo nome anche se poi nel Tempo ha preso delle forme molto più complesse proprio perché i primi glifi che si sono manifestati um, più o meno dagli anni 30-40 erano dei semplici cerchi dei semplici cerchi um, in realtà ci sono anche delle delle informazioni che provengono già dal 1600, di questo fenomeno. Ovviamente dobbiamo inquadrarlo nell'ottica dell'epoca, dove era un fenomeno attribuito al diavolo. Al diavolo, però, già al tempo um, si narrava di questo fenomeno. Il vero um, click del fenomeno avvenne nel 72. Perché? Um, un ufologo insieme a un radioamatore, uno di quelli che conduceva un programma radio, andando a indagare in una zona dove si erano verificati appunto degli avvistamenti particolari di oggetti non identificati, eh, videro per la prima volta una connessione tra questi glifi che si trovavano nel grano. È un disco volante, perché hanno visto, riportano, le, le cronache riportano di aver visto questo disco volante avvicinarsi a questo campo era un disco volante triangolare, e, e una forza invisibile piegare e tessere questo disegno perfetto sul grano. Ecco che il Mm, si inizia ad avere l'associazione cerchio nel grano alieni. La prima associazione avviene qui, anche perché ehm, già da prima e poi nel tempo ehm, si è inventato di tutto per screditare o per dare una valenza prettamente mm, comprensibile dalla ragione a questo fenomeno molto complesso. C'è da dire che attualmente il fenomeno è stato così nel tempo saturato che ehm, molti, molti cerchi nel grano, quasi la maggior parte, in realtà sono fatti da artisti che poi, presi dal, dalla, dalla foga del momento o anche dal voler razionalizzare un evento del genere, hanno iniziato a fare questi disegni. Però c'è da dividere i disegni fatti appunto dall'essere umano da disegni che sono inspiegabilmente realizzati. Perché uno rappresentano a livello geometrico una complessità difficile da ehm, riprodurre in poco tempo. Seconda cosa, ehm, all'interno del cerchio avvengono degli... Delle anomalie elettriche e magnetiche, quindi telecamere non funzionano, cose del genere. Le persone possono stare anche poco bene, però, questa cosa non per forza ha a che fare con la sfera paranormale o di altre dimensioni. Quindi c'è stato un intervento alieno che ha modificato l'energia del campo in quel caso. Ma come ho già spiegato prima, una qualsiasi geometria, anche se fatta da noi, realizzata comunque dall'uomo, ha un suo effetto anche sul campo magnetico e sul campo elettrico. Quindi le due cose non si escludono, perché le geometrie, se applicate bene, hanno degli effetti. Però. Il grande quesito sta proprio nel fatto che la geometria da sempre è stata utilizzata come metodo di comunicazione che trascende il verbale, che va direttamente all'inconscio, perché il nostro inconscio ehm, processa così la realtà a livello simbolico. Quindi, interessante che se accettiamo la teoria che un altro mondo in qualche modo voglia contattare ehm, o, o lasciarci un messaggio, interessante che utilizzi proprio il linguaggio simbolico. Ma a differenza del, delle storie antiche che già loro utilizzavano un linguaggio simbolico per poter arrivare in profondità, qua abbiamo direttamente il simbolo, direttamente il simbolo che fotografato, visto da milioni di persone nel mondo va ad interagire e avere degli effetti sul singolo e sull'inconscio collettivo. Interessante perché i primi cerchi nel grano appunto hanno cercato di spiegarli in modo anche goffo, dicendo un po' che era il vento, poi si sono inventati che erano i cinghiali che si accoppiavano. I cinghiali che si accoppiavano. E' interessante perché o queste forze che interagiscono con noi o l'universo in generale ha un grande senso dello humor e subito dopo che hanno dato questa notizia dei cinghiali è apparso uno dei crop circle più incredibili della storia ed è quello che è molto complesso, tutto fatto di frattale, che abbiamo già utilizzato in realtà casualmente nella copertina della puntata precedente e quello col prato verde è fatto da 409 cerchi adesso il buon mesbet sì. cerca il, il giusto per capire che siano ricci o cinghiali quanta foga ecco qua devi essere ecco. proprio eh. ecco qua i cinghiali eh, si erano presi particolarmente bene e in un quarto d'ora hanno fatto 409 cerchi che ricoprono lo spazio di 90.000 metri eh, quadri. Complimenti ai cinghiali. Eh? Complimenti ai cinghiali. E, questo glifo, infatti, è incredibile. Ed è interessante perché è veramente gigante. Se, se si zoom ancora un po', si vede che al centro c'è qualcuno. Quel puntino al centro del cerchio centrale è una persona. Questo vi fa capire la dimensione di questo cerchio. Interessante perché, come ho detto prima, mh, le geometrie di solito vogliono portare ordine, come il, come il mandala di solito viene utilizzato proprio per creare un, un ordine all'interno. Eh, di un disordine che poi il disordine di fatto non è, è solo un altro tipo di ordine che noi non siamo in grado di comprendere, ecco che all'interno dei crop circle iniziano ad apparire dei frattali. Il frattale di per sé è proprio un, uno schema matematico che cerca di portare ordine all'interno di un apparente disordine. E in effetti uno dei crop circle più um, incredibili, oltre a questo, perché per la grandezza ovviamente, ma per la realizzazione, il crop circle di Mandelbrot. E praticamente viene chiamato anche eh, l'uomo pera o l'uomo mela. Ed è un... vediamo se dalla regia riescono a mandare questo tipo di crop perché è veramente. Eccolo. Questo qui è, è un cerchio molto complesso perché ehm, si devono avere delle nozioni di matematica elevatissime per poterlo disegnare su un foglio. Non si può si devono fare dei calcoli con un computer molto molto complessi per arrivare a questo tipo di disegno. Figuriamoci disegnarlo sul grano. Poi, soprattutto io sono stato all'interno appunto di qualche cerchio e a differenza di quello che si immagina che magari le spighe sono piegate perché può succedere. Eh, io sono stato in un cerchio dove chiaramente le spighe erano piegate anche se fatto benissimo, eh, ma in altre invece le spighe non erano piegate, erano modificate dove c'è eh, la congiunzione degli steli, perché una spiga di grano ha uno stelo che ha diverse parti, come noi abbiamo... Le falangi che compongono il dito, e io con me ho oh, mi mm, è rimasta in realtà una o due di queste spighe, perché ne presi un po' e poi le regalai agli amici che non hanno visto dal vivo il cerchio di grano. E quando c'era la curva all'interno del cerchio, ecco che queste spighe erano state modificate. E da lì in poi il grano sarebbe cresciuto così. Questa è la differenza tra un cerchio autentico e uno non autentico. Non so se si riesce a vedere da casa, ma questa spiga ha avuto una modifica qui dove c'è l'angolo, c'è proprio c'è stata una modifica e qua tutte le spighe avevano questa angolazione, ovviamente erano sdraiate per terra, e creavano la curvatura che poi avrebbe creato il cerchio. Il cerchio del, del Cro. Il, um, ho avuto la possibilità in questo cerchio, nello specifico, um, di incontrare il signore proprietario del cerchio. Vabbè, lui era un po' um, triste perché gli aveva rovinato completamente il raccolto, perché il cerchio era gigante, veramente gigante. Eh, complessissimo era un fiore fatto da frattali di cerchi complessissimo eh, non era il primo crop in cui mi, mi imbattevo eh, però eh, fu veramente particolare e quando incontrai l'uomo lui era oltre ad essere triste non capiva perché era un contadino lui non non sapeva nemmeno cosa volesse dire alieno, disco volante, probabilmente la, aveva la tv che guardava solo due canali quando tornava dal campo. Un uomo semplice di, di altri tempi, diciamo. Eh, ho detto, ma com'è andata? Io sono proprio, ho, cap sono, ho capito qual, è, qual era la casa del campo, sono andato a citofonare perché io volevo comprendere il fenomeno. E ho parlato con questo signore, ha detto, guarda, io um, sono stato un'ora prima nel campo, nel campo sono stato un'ora prima, e vado a casa, eh, finisco di mangiare, come vado per mettere i piatti nel lavello, dalla finestra vedo delle luci, ma delle luci strane. Mia moglie mi fa, oh è venuto, sarà qualche ragazzo che è venuto nel campo, uh, vai. No? Allora ha detto, lui esce fuori. Per mandare via uh, questi, questi ipotetici ragazzi, in realtà non c'era nessuno, non c'era stata traccia di, di entrata all'interno del crotto, ma c'era questo glifo gigante. Gigante. Uh, io non so se, mh, se la. Il campo energetico che io sentivo era dato dalla geometria magari fatta da qualcuno o magari se fosse in realtà appunto un crop autentico. Io di sicuro ho visto queste spighe che erano anomale, un'energia molto particolare e soprattutto un disegno del genere non poteva essere realizzato in un'ora. Non poteva. Es al buio lui ha visto la luce, po cioè, ha visto due luci un attimo, eh, i cani che abbaiavano, è andato lì e c'era questo disegno incredibile. Quindi, cosa possono essere questi, questi disegni? Possiamo pian piano sviscerarlo nella puntata, però eh, il fatto che possono essere realizzati da delle luci è già qualcosa che. Ehm, è già stato ripreso a livello proprio di video, c'è un video molto famoso eh, che possiamo anche mandare, e, ed è stato ripreso proprio perché in, un, in una parte del, del nord Europa ehm, c'erano stati degli avvistamenti di anomali al che hanno posizionato delle telecamere, si sono posizionati vari giorni e un giorno hanno visto questo. Queste sfere che sorvolano il campo e passando sopra, come potete ben vedere, il grano si appiattisce creando una geometria, un disegno appunto della, di questo crop circles. Quindi le varie ipotesi possono essere diverse. Eh, Ovviamente la matrice aliena, eh, però apre il che cos'è alieno, perché io ho già eh, affrontato l'argomento. Dove eh, prima di arrivare a fare una tabella, secondo il mio punto di vista, di che cos'è l'alieno, dobbiamo ricordarci che la nostra percezione della realtà è molto limitata perché tutto ciò che noi traduciamo dall'esterno va ad impattare con quelli che sono i nostri archetipi, con quali sono le nostre percezioni sensoriali molto limitate e, e soprattutto con quelle che sono le nostre ansie, le nostre paure e le nostre aspettative. Quindi definire il fenomeno è così eh, lo trovo particolarmente azzardato. Eh, C'è da dire però che mh, diverse persone, diverse anche scuole, eh, anche di stampo esoterico, hanno eh, ovviamente eh, sondato la questione. E, mh, essendo che in diverse scuole si tratta l'argomento, lo stesso argomento che hai trattato tu in un libro, che è quello della terra cava. Non è da escludere che prima di cercare um, un messaggio proveniente uh, al di fuori di questo pianeta uh, magari si trova già all'interno di questo pianeta e quindi qualcuno che um, dovendo rispettare un patto che è quello della non intromissione con il libero arbitrio umano, ma che in qualche modo quasi come un fratello maggiore volesse mh, aiutare, ecco che può farlo con un semplice disegno. E perché penso che ehm, questo semplice disegno possa avere una matrice ehm, multidimensionale o ha a che fare con mondi paralleli a questo o con dimensioni parallele a questo? Quindi la Terra cava vista come eh, non che sotto di noi se scaviamo troviamo letteralmente qualcosa ma che tramite dei portali dimensionali ehm, secondo una visione esoterica tutti i pianeti sono in realtà abitati all'interno quindi magari ehm, tramite dei portali naturali o mh, fatti con delle tecniche riescono ad accedere a noi questi messaggi. Perché parlo di portali? Perché la maggior parte dei, dei segnali, eh, di questi disegni, diciamo, sono apparsi in dei punti mh, particolari e vorrei soffermarmi su cosa intendo particolari. Ehm, la zona dove la maggior parte dei crop circle Adesso prendo una cartina così cerco di capire bene. Allora, la maggior parte dei crop circle sono avvenuti nella, nel sud dell'Inghilterra, per intenderci nella zona di Stonehenge, dove lì ci sono diverse cose particolari. Una è Stonehenge. Um, già Um, ci sono delle cronache dell'antica Grecia che parlano di questo posto, um, lo identificano come eh, tro mh, si trova al sud di Iperborea, dove c'era um, un sacerdote di nome Abaris che eh, gestiva questo tempio circolare dedicato al sole. Um, là vicino a Stonehenge c'è anche um, una collina um, che prende il nome adesso controllo Silbury Hill, Silbury Hill ed è una delle colline, tra l'altro, artificiali um, più alte che si, che si conoscono in Europa a livello ufficiale, poi eh, ovviamente può darsi che delle montagne, che adesso noi vediamo e chiamiamo montagne, in realtà sono delle piramidi, che ancora non abbiamo scoperto, però a livello ufficiale Silbury Hill è una delle colline più alte che abbiamo in, 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 Euro in Europa, diciamo. No? Interessante perché in tutta la zona mh, ricorre un simbolo, che è il simbolo del drago, simbolo del drago perché io lo trovo molto interessante perché mh, secondo una geometria sacra eh, del pianeta e anzi geografia sacra del pianeta ehm, l'intero eh, globo è avviluppato da delle linee energetiche come se fossero delle autostrade che fungono un po' da eh, sistema nervoso dove passano all'interno le informazioni che regolano la vita all'interno del pianeta queste linee chiamate in italiano linee sincroniche ma in inglese lie lines L -Y e Lines, lines eh, sono delle linee energetiche che collegano questo uh, pianeta con gli altri pianeti, con il Sole, il nostro sistema solare con gli altri pianeti e così via. Quindi um, diciamo che è l'intero sistema nervoso uh, che sottende tutta la vita che gli antichi conoscevano che a livello simbolico associavano al drago. Infatti in Cina viene chiamato proprio la schiena del drago. Ehm, perché l'importanza di queste linee sincroniche? Perché nell'antichità eh, erano degli incroci energetici molto potenti dove si aprivano i portali. Quindi dove c'è un incrocio molto importante di queste linee, di solito si aveva a che fare con la ritualità, quindi con il contatto con l'oltre. Secondo mh, i celti, dimmi Gianluca. Dimmi. No, no, aspettavo che finissi la frase perché eh, giustamente oltre Terracava che abbiamo citato Ricordo l'intera mattinata che abbiamo passato io e te, Cogerino, nella stesura del, del terzo libro. Abbiamo fatto proprio un, un summit fra di noi e, e ne sono venute fuori delle belle, per cui geografia sacra e i portali dimensionali, fra l'altro sulle ley lines collegato ai trekking spirituali che facciamo, soprattutto quello che abbiamo fatto sabato scorso alla Sacra di San Michele, è proprio all'interno della tematica che sta raccontando Savio. Esatto, esatto. E infatti non a caso le Lilines eh, vengono descritte con il drago e la figura di San Michele eh, calpesta un drago. E dove ci sono eh, la maggior parte dei punti eh, di queste linee sincroniche, questa figura eh, in qualche modo ne ha preso il dominio. Interessante, però sulla figura si potrebbe fare una puntata a parte che creerebbe, mm, diciamo, eh, meglio non affrontare l'argomento adesso perché poi eh, andiamo, sviamo dall'argomento. Lo, lo faremo. Lo faremo. Lo faremo. Lo faremo. E, quindi, tornando a noi queste lines utilizzate dagli antichi appunto come contatto eh, con gli altri mondi, uno degli incroci molto potenti è proprio dove sorge Stonehenge. E quindi guarda caso che questi simboli, la maggior parte di loro, sono apparsi proprio in quell'area lì. Un'altra area dove sono apparsi diversi simboli è intorno a Torino Torino è una di quelle altre aree dove sorgono queste linee. Infatti, molti magari non lo sanno, ma la stessa Torino, secondo certe cronache, non è stata fondata dai romani, ma è stata fondata dagli egizi. Proprio perché eh, al tempo di Achenaton eh, c'è stata una rivolta popolare perché mh, questo faraone decise di chiudere la maggior parte dei templi e di lasciare ehm, gli unici templi eh, a Ra, che rappresentava la coscienza, la coscienza cosmica. No? Non, non rappresentava il sole come molti pensano che gli egizi adoravano il sole. In realtà, a livello grafico, io la coscienza, come posso disegnarla, come una luce che emana, i raggi, però per dire che la coscienza che appunto vede ogni cosa, gli metto l'occhio all'interno, ma non era il sole in realtà, era. Da qui interessante perché probabilmente deriva la stessa radice di Ra, deriva dall'antica India di Rama e diventa Ra, Rama, Ra, Ramses, Ramoses, Roma, per salire fino a Torino. Perché? Perché nel momento che ha deciso di chiudere tutti i templi c'è stata una rivolta. Eh, la cassa sacerdotale eh, avrebbe ucciso i principi che appoggiavano questa, questa modifica politica che di fatto lasciava la maggior parte delle persone senza lavoro, perché la maggior parte facevano i sacerdoti, quindi se gli, gli chiudevi il tempio eh, rimanevano a casa. Quindi hanno ucciso la casa sacerdotale il figlio di Achenaton, che era Tutankhamon. E, e allora diversi principi scapparono. E dove andarono? Andarono nelle aree dove sorgevano queste linee sincroniche per poter continuare il contatto con l'oltre. E, e una di queste linee appunto è su Torino. Poi proseguirono. E andarono fino all'attuale Francia, fino a Parigi, eh, infatti Parigi, eh, diverse cronache dicono appunto che il termine proprio Parigi deriva da Par Isis, per iside. Ma tornando a noi, queste line lines, tra l'altro, ehm, le informazioni passano all'interno quasi come un battito cardiaco. Quando avvengono i, i solstizi e gli equinozi. Ecco che i Celti eh, o altre popolazioni eh, festeggiavano questi momenti, e all'interno di questa festa c'era una regola: quella di non intaccare le piante, di non tagliare le piante in nessun modo, perché il mondo vegetale faceva una foto. Come se fosse un inventario dell'intero pianeta, e le informazioni le immetteva all'interno di queste linee per far sì che si auto, eh, in qualche modo, regolamentasse la vita in modo equilibrato nel cosmo. Ma un altro aspetto interessante, oltre alle, al fatto che la maggior parte dei crop siano apparsi proprio dove mh, ci sono questi punti uh, più facili uh, per utilizzare comunque un portale dimensionale uh, la cosa ancora più incredibile è, è spiegata all'interno di un crop circle molto complesso apparso nel 91 ehm, ed essendo che io da piccolo mh, fui tanto affascinato da al fenomeno Crop Circle, ma parlo proprio, ero piccolissimo. Avevo già comprato dei libri perché avevo visto questi disegni. Infatti, poi, appena diventato maggiorenne, mi feci un unico tatuaggio che è questo Crop Circle qui. Se, se la regia lo può mandare, vediamolo. Esatto. Questo Abbiamo anche è... la foto del tatuaggio, così facciamo anche un po' di, di collegamenti. Questo è l'originale. Vediamo sì. poi il tatuaggio che hai tu, unico tatuaggio. E fra l'altro, poi sui sigilli, sui tatuaggi, potremmo anche poi accendere una puntata. Eccolo qua. Esatto, questo simbolo qui. Um, e ne ho mandato anche un altro graficamente dove si vede come più o meno è stato realizzato, dove Arriva. si vedono dei rapporti matematici. Ed è interessante perché mh, questo simbolo è apparso mh, in un punto ben preciso ehm, a livello di latitudine c'è proprio un grado ben preciso che è 19,5, quindi se noi prendiamo il pianeta Terra, come ci viene rappresentato, dove c'è un equatore, quindi sferico, qui il pianeta sferico, ci sono diverse teorie, ma noi per adesso teniamo questa, eh, vediamo che al grado 19,5 è apparso questo simbolo, ma la cosa incredibile... è e che tutta questa struttura grafica ha all'interno eh, una costante che è proprio 19,5. Questo numero non è un numero casuale, a parte che tutti i vari rapporti che vediamo rappresentati all'interno di questo glifo Uh, sono tutti i rapporti matematici che compongono e strutturano la piramide. Quindi è come se fosse la rappresentazione grafica delle equazioni matematiche che strutturano la piramide. Oltre a vedere un centro dove poi ci sono questi tre aspetti che molto probabilmente rappresentano uh, l'equilibrio tra corpo, mente e spirito, come si insegna appunto nello yoga. Ma la cosa ancora più interessante è che questo numero, 19,5, appare già in altre circostanze. E appare in Sidonia. Sidonia, Sidonia è un'area un di Marte, un'area molto particolare di Marte, anche di questa abbiamo una foto, dove è apparsa un volto dove c'è un volto molto famoso, chiamato appunto quest'area quest chiamata Sidonia, e ci sono anche delle piramidi. Um, un gruppo di studiosi hanno fatto, hanno fatto dei calcoli eh, matematici e geometrici e il rapporto che c'è tra la piramide, le varie piramidi che ci sono su questa piana, e quel volto danno tutte 19,5 come costante. Ma la cosa ancora più interessante è che Sidonia si trova proprio all'angolazione di 19,5. Come abbiamo detto già prima, il um, i simboli possono avere sia una bidimensionalità che una tridimensionalità. Eh, il triangolo, quando prende una tridimensionalità, in realtà non diventa una piramide, ma diventa un tetraedro, che è diverso dalla piramide. E secondo una, diverse codifiche del nostro campo energetico, um, noi siamo composti da due tetraedri che eh, girano in modo inverso. E questo simbolo eh, tridimensionale è appunto la mercaba che qua vediamo. Ma una cosa da notare che è veramente incredibile è come i punti in cui eh, l'angolo del tetraedro va a toccare la sfera, si, pro, si trova proprio a 19,5. E in quel punto sia un, uno, uno studio che adesso non, non ricordo il nome, ha dimostrato che se una sfera gira a tal punto fino ad emettere un'energia, eh, l'energia inizia a manifestarsi all'angolazione di 19,5. Quindi è interessante come questa costante che c'è nella costruzione della piramide in un crop circle molto complesso apparso, tra l'altro, nell'area del pianeta Terra corrispondente alla latitudine di 19,5. Eh, come anche su altri pianeti ci sono delle c'è qualcosa di anomalo esempio um, magari il termine esatto non è quello perché io non sono un tecnico però su giove c'è un tornado costante che in realtà è fermo e si trova a 19,5 anche um, anche dei vulcani spenti che si trovano su Venere si trovano all'angolazione di 19,5. Anche dei vulcani delle Hawaii si trovano alla stessa angolazione. Quindi è interessante come probabilmente ehm, lo stesso pianeta Terra ha una sua Mercaba e dove ci sono i punti dove mh, il, il tetraedro energetico incontra la sfera ecco che lì si manifesta qualcosa che ha a che fare con oltre con altre dimensioni eh, quindi questo è ovviamente una visione dove il messaggio che ci viene dato viene da mh, qualcun altro ora che... intanto eh, la regia ha cercato Quel che ci stavi dicendo, eccolo qua sul 19,5. Fra l'altro, vedo, eh, sto seguendo anche la chat come termometro: il 19,5-19,5 ha colpito molti è, ed è un bel puntino da unire. Quindi, sottolineatelo: tornerà spesso. Quindi, è, bel, è un lo voglio sottolineare perché è importante. Sì, a me affascinò così tanto che me lo sono tatuato. Ehm, però mh, io vorrei portare anche un altro punto di vista, ancora più fuori dalle righe, sulla questione Crop Circle. Ehm, come ho già detto, nella, mh, già probabilmente nella scorsa puntata, come il fenomeno del, del contatto alieno, pian piano che nel tempo eh, è stato sviscerato, perché dai primi contattisti fino ai giorni nostri, si è modificato eh, quasi in accordo con le percezioni dell'umanità, quindi come se la percezione vada ad influire sull'evento stesso. Eh, Voglio portare quest'altra teoria. Ma se noi della nostra multidimensionalità non conoscessimo in realtà poco e niente? E il subconscio collettivo riesce a generare questi fenomeni cercando di dare un messaggio a se stesso? Perché no? Io non lo escluderei, anche perché. Mm, mi è venuto in mente eh, una cosa proprio oggi, un evento per spiegare quanto noi della nostra multidimensionalità conosciamo poco, ehm, un evento particolare descritto da un uomo molto semplice che guidava eh, un tir, quindi un camionista, eh, si trovava a guidare durante la notte il camion. C'era la nebbia. Lui aveva un cellulare con sé e aveva due sim. Una sim era eh, quella del lavoro che teneva acceso la notte, teneva attiva la notte, e, e poi quella della famiglia che teneva acceso magari il giorno. Eh, o viceversa, adesso non ricordo bene. Comunque lui aveva queste due sim. Fatto sta che... Um, nel pieno della notte quando era un po' cioè, sia stanco sia doveva stare molto attento perché guidare con la nebbia può essere molto pericoloso uh, viene spaventato dal suono del messaggio il messaggio che gli arriva e um, lui dice cavolo sarà la famiglia sarà quest'ora strano che mi, mi contatti qualcuno quindi guarda il cellulare e sul cellulare c'è scritto frena frena con tante A, ma la cosa che l'ha scioccato è che quel messaggio gli arrivava dall'altra Sim, la sua. In quel momento quest'uomo ha frenato di colpo ed è arrivato a pochi metri da quello che era stato un incidente a catena. Fo se non avesse frenato era una strage. E lui ha raccontato questa cosa a diversi amici, una persona molto semplice. E qui mette davanti l'interrogativo: quanto sappiamo noi della nostra multidimensionalità e di come magari ci facciamo delle cose o facciamo a livello collettivo, di subconscio collettivo, delle cose per darci dei messaggi. E magari non avendone consapevolezza attribuiamo questo fenomeno a qualcosa al di fuori di noi. Io vorrei far vedere due foto: una, un giovanissimo te all'interno di un cerchio, e poi un'altra foto molto particolare sì. che vi spieghiamo fra poco. Ma intanto, vediamo, eccolo qua. Allora, qua sono vent'anni fa. Vent'anni fa. Questo cerchio, ehm, non ho trovato nulla di eh, così particolare da farmi credere che fosse autentico. Mi sono successe delle cose molto particolari all'interno, ma molto probabilmente, ehm, sì, come si può vedere, quelle spighe lì non sono così uh, perfette anche se dall'alto il disegno era perfetto ma così non erano così perfette mentre invece ho visto altri cerchi che sembravano un cesto di vimini per intenderci proprio erano intrecciate le spighe però questo nel, nel particolare non molto però è, è stato il primo che ho visto mentre qui sono che sto guardando come una spiga, ma la cosa interessante è perché qualcuno ha fatto una foto con la digitale ed è apparso mh, anche se l'angolazione crea un po' un effetto ottico perché sembra quasi un fiore che io, di cui io tengo il gambo in mano. In realtà, no, perché se fate ben occhio, alla, mh, attenzione alla prospettiva, io le spighe tra le mie mani e a una certa distanza. All'interno della foto è apparso, um, è apparso queste ali, che però sono fatte di luce, e all'interno non hanno un corpo. Perché molti, quando io poi l'ho fatta, fatta vedere a diverse persone, poi ho detto: Ma questo insetto è strano perché comunque io non vedo il corpo. E, quando mostrai questo. Uh, diverse persone ho incontrato nella vita che mi hanno mostrato delle immagini simile, simili molto più nitide di quelle che poi vengono nel, nell'immagine un po' comune rappresentate come fate quindi ehm, esseri ehm, spiriti di natura di solito vengono chiamati che eh, abitano certi luoghi eh, dove l'energia è particolarmente alta, o in qualche modo ne è rimasta perché l'essere umano non ha eh, contaminato quel bosco o quel luogo. Quindi io non so che cos'è, però ho visto che diverse persone che hanno avuto un fenomeno simile, che non erano degli insetti, eh, era, era praticamente identica. Voglio farvi riflettere anche sulla rappresentazione di trilli all'interno di Peter Pan, le fattine, le ninfe. Ecco, su, su questo molto è stato scritto e alcune raffigurazioni non sono solo frutto di fantasia, se vogliamo essere cauti, oppure non sono frutto di fantasia, se vogliamo essere più diretti. Esatto. Um nel contatto con l'oltre eh, ci sono c'è di tutto perché viviamo appunto come ho già ripetuto eh, e ci tengo a ripetere viviamo in un ecosistema invisibile eh, quindi anche il fenomeno crop circle è all'interno di questo dove eh, potremmo essere noi dal futuro che ci mandiamo dei messaggi Potrebbe essere qualcuno, anche solo un paio di persone che hanno delle facoltà e riescono a, fare questo, a manifestare questo fenomeno. Come potrebbe essere il subconscio collettivo che in qualche modo cerca di dare un messaggio a se stesso per renderlo più cosciente. O magari invece ci sono qualcun altro che dovendo rispettare questo accordo di non interferenza, ecco che eh, ci manda dei consigli eh, o magari all'interno del simbolo, oltre ad esserci un consiglio, magari ci sono veramente spiegate delle mh, conoscenze matematiche che se mh, lette Bene, possono aiutare anche nell'evoluzione dell'essere umano, perché ricordiamoci che mh, la tecnologia eh, non è solo male, non è solo male, non dipingiamo la tecnologia male, anche perché adesso eh, io e, e un tot di persone che, che stanno ascoltando siamo connessi nell'invisibile grazie a questa tecnologia qui. Quindi dipende sempre cosa ne facciamo. Secondo l'antica filosofia indiana, ehm, dopo il Kali Yuga, che è un'epoca di discordia e ipocrisia che abbiamo vissuto e di cui stiamo vivendo ancora gli strascichi, eh, c'è un'altra epoca chiamata Dvapara Yuga. Ed è l'epoca dove la tecnologia inizia ad essere un supporto alla spiritualità, ovvero va a da aiutare, eh, quasi come se fosse una stampella, quelle parti di noi eh, interne, quelle facoltà latenti che magari un tempo avevamo e che abbiamo perso nel tempo e magari possiamo pian piano riabilitare grazie alla tecnologia. Nel frattempo la regia eh, ha avuto un'ispirazione e ci ha fatto un ingrandimento di quella che è la tua foto mettendola a comparazione con eh, un, un particolare tipo di ali. E vedete che effettivamente anche in quanto a tecnologia, proporzioni, eh, ci, ci può stare, ci può stare. Io fra l'altro, se, se poi ti va, eh, abbiamo parlato una mattina insieme e mi hai raccontato di una correlazione con Shambhala, di cui consiglio anche il nostro secondo libro Terracava con Marco Rico de Graia, i monaci tibetani e alcuni disegni di cui sono entrati in possesso e il resto lo lascio proseguire a te. Sì, ehm, parlai con dei monaci, tra l'altro dei monaci molto particolari perché... Facevano parte di un lignaggio che avevano i capelli molto lunghi e descrivevano come eh, dei crop circle eh, loro li hanno visualizzati in meditazione anni prima che apparissero e li hanno disegnati e poi hanno visto che sono apparsi. Quindi, questo va a, a valorare due, due ipotesi: quella dell'inconscio collettivo, che magari in qualche modo grazie alla meditazione sono riusciti ad accedervi questi monaci oppure ehm, hanno visualizzato semplicemente un messaggio che mh, stavano dando qualcuno di un altro mondo diciamo di un altro mondo rimaniamo generici e, e loro essendo che hanno sviluppato questo uh, questo telefono invisibile molto prima di altri il messaggio a loro è arrivato prima però è interessante che loro dicevano che quei, quei disegni lì li hanno visti prima ed è anche capitato eh, in un altro in un altro cerchio nel grano ehm, dove il, un, un signore che appunto era il proprietario lì ha detto di aver sognato quella cosa qualche giorno prima Um, L'evento molto interessante, sincronico diciamo, è che um, quel cerchio nel grano è apparso nel campo della nonna di un mio amico, e, um, ma la cosa molto interessante è che um, io ho avuto un gatto e quel gatto lì che ho avuto io l'ho trovato in quel campo, prima che, che apparisse il cerchio nel grano, quindi io trovai questo gatto, um, l'ho portato a casa perché volevo salvarlo, l'ho visto lì, poverino, da solo, um, ma non con l'intenzione in realtà di tenerlo. Io ho detto, lo prendo, poi metto un annuncio sui social, qualcuno se ne prenderà cura, dopo una settimana ci siamo innamorati e abbiamo fatto un pezzo di strada insieme. Poi anni dopo, in quello stesso campo, casualmente apparso un cerchio in grano quindi c'è cioè, di nuovo questo questa sincronicità con i cerchi che un po in qualche modo mi, mi tiene collegato diciamo guarda si uniscono proprio i puntini vuoi dire anche come avevi chiamato quel gatto fantastico mm. No, non lo voglio dire perché essendo che era un nome energetico... Uh, allora lo teniamo per noi, lo teniamo No, per non lo voglio dire perché era un nome energetico che poi nel tempo ha anche cambiato perché era meglio non dare... Um, ero, ero ancora ragazzino e diciamo non che adesso... Beh, lo potete, ma non lo diremo, non no, lo diremo. No, sai perché? Però ci tengo a dire questa cosa. Eh, essendo che le parole... Hanno un potere, ehm, è bene non utilizzare certe parole di potere è un consiglio che do sugli animali. Perché essendo che le parole di potere oltre ad attrarre un certo tipo di potere, appunto, rappresentano anche delle parti eh, archetipiche profonde di noi, quindi ehm, potremmo confondere l'inconscio che potrebbe non capire tra reale e figurativo quindi faccio un esempio no io l'ho detto proprio a una persona che conosco che ha chiamato uh, il cane Shiva mm. e ho detto Shiva rappresenta la forza di trasformazione cosmica il signore dello yoga ho detto ma quando tu quando quel cane lascerà quel corpo temporaneo, quindi quando morirà, tu dirai che Shiva è morto. Ma il tuo inconscio cosa capirà? Come fa a capire bene l'inconscio che non è morta l'energia trasformatrice che mantiene tutto il cosmo? Non ha senso. Quindi meglio utilizzare magari per gli animali dei... Dei nomi semplici, carini, che sdrammatizzano, magari anche che di solito si usano per gli umani, perché molto probabilmente, secondo la teoria della reincarnazione, gli animali quando eh, interagiscono con noi eh, è perché quell'anima lì ha voglia poi di fare un salto e prendere la forma umana. E quindi col nome umano, essendo in compagnia di esseri umani, già si abituano per proiettarsi nella vita dopo. Mi risuona molto, io eh, a, a 12 anni diedi anche il nome Shiva al cane. Ma nel momento di scegliere il nome mi è in qualche modo arrivato quello. Però eh, concordo con te, provate a vedere anche quando trovate no, gli animali. E quando gli animali scelgono voi, io avevo mentre avevo poi anche gli ultimi anni che avevo il cane ci va, trovai in circostanza che non vi sto a un amicia nera, un gatto tutto nero. E ho detto vabbè, come hai detto tu, lo salvo, tanto conosco tantissima gente, poi che non lo trovo? Qualcuno che lo tiene, io non posso, ho il lupo, ecco, comunque di lì a una settimana. Non trovai nessuno, nonostante fosse una cucciola bellissima, nera con sti occhioni, eh, e poi l'ho tenuta, è stata con me tanti, tanti tanti anni. Ma proprio il gatto abbiamo fatto anche una puntata con Marco Rico De Graia, il ruolo del veramente il controllore dei mondi, dei portali che il gatto a protezione. Il gatto sceglie voi quando dovete essere in qualche modo protetti, e io di lì a poco, anche in quegli anni, eh, ho affrontato le situazioni con il mondo dell'oltre in cui sicuramente quella gatta ha fatto la sua parte, ecco, è stata e misteriosamente, poi, fra l'altro, eh, come quando finiscono un compito, eh, nel momento in cui poi, cambiando casa o cambiato vita, eh, hanno sono passati nel mondo dell'oltre, sia la gatta e poi invece il cane stupendo che è un Doberman fantastico eh, a cui ero molto legato e quindi insieme erano proprio in simbiosi e si è proprio come se si fosse dissolto quel, quel cerchio, quel legame che avevano finito il loro compito, io l'ho interpretata così, quindi è interessante. Poi ognuno su questo ha dei racconti veramente particolari, ma io veramente penso che il caso... Non esista, ecco. Eh, detto questo, vediamo un pochettino se ci sono domande. Ah, no, una cosa voglio dire, visto che abbiamo accennato le sfere di luce. Abbiamo fatto anche delle puntate su ehm, un giovane ragazzo che ha costruito questa macchina. Eh, L'abbiamo costruito la macchina per vedere gli alieni a che fare con le luci, con il sistema emozionale. Con, eh, fra l'altro, abbiamo questo prototipo nella sede di Facciamo finta che lui sabato sarà con noi nelle marche. Tra il pubblico e te lo voglio presentare, Savio, anche perché eh, a Loreto eh, sarà insieme a noi e avremo modo di scambiare con lui anche quel che lui ha unito, quindi un sistema emozionale che permette di materializzare come se fosse in qualche modo, come se si aprisse un varco, se si è nel punto giusto, al momento giusto, con le emozioni giuste. Quindi anche questo è sicuramente un elemento da tenere in, in considerazione. Anzi, prima di passare alle domande, se vuoi, mezzi, mettiamo la, la, la locandina di sabato, ancora prenotabile, vi invito a farlo. Eh, insieme a Davide Rossi, a Zeni, a Nicola Bizzi, a Andrea Cogirino, Marco Rico de Graia e a Savio, quindi ci sarà sia la parte conferenziale dove racconteremo delle cose e poi ci sarà ovviamente, visto che si parla di frequenze di altri mondi, ci sarà anche la musica. Poi al mattino passeggiate meditative con Andrea Cogirino, midi, mini trekking spirituale al Monte Conero, eh, patrocinato da noi, e non solo, perché se avete voglia di fermarvi due giorni, abbiamo anche un evento che Savio propone per chi avesse voglia. Lo so, se abbiamo anche la locandina, lo andiamo a mostrare. Anzi, dici poi anche tu qualche elemento in più? Mantra yoga? Sì, eh, per chi ha potuto vedere appunto dal vivo, io di solito quando facciamo gli eventi insieme. Mm, una parte finale la dedico proprio a questa antica tecnica, quella del mantra yoga, ovvero mana traya, vuol dire liberazione della mente, mm, tramite la pronuncia insieme, la ripetizione insieme, cantando, quindi l'esperienza musicale, eh, cantando questi mantra in sanscrito. Eh, Liberiamo la mente dalle negatività e affiorano delle nuove energie, anche delle nuove facoltà. Però questa cosa di solito nell'evento dura poco perché per entrare più in profondità ci vuole più tempo. Allora, il giorno dopo ehm, la vicino a Senegalia. Eh, domenica, appunto 21 aprile verso le 5 e mezza del pomeriggio, ci incontriamo. In questo teatro, e io farò questo concerto Kirtan, Kirtan vuol dire ascolta e ripeti, dove creeremo insieme questo campo di buona energia che. dove andare più in profondità, perché durerà un po' di ore, un paio di ore, eh, dove spiegherò dei mantra e dove speri sperimenteremo proprio l'effetto di queste vibrazioni sonore più nel profondo. Quindi. Magari qualcuno già che viene sabato può avere un aperitivo o lo ha già avuto in altri eventi, ecco che può andare più in profondità domenica e stare insieme. Assolutamente. Allora, domanda, due punti, se eh, volete, ne approfittiamo per farne e girarne un paio anche insieme a Savio. Mentre voglio ringraziare. Eh, Roberta Schiaretti è in 85, Stefano, Paola X8, Marco Mangini e Anna J, ok, allora, ehm... Dada ci dice bella introduzione alla radionica, si può sapere qualcosa in più su Grabo Allora, Gravovoi lui ha mh, codificato, io ho usato in passato dei numeri di Gravovoi, però non conosco molto bene l'argomento, quindi posso dire quel poco che magari meglio di niente. Lui ha compreso che eh, la manifestazione di tutte le cose può avere un codice numerico che lo rappresenta, un po' come il, gra... il sanscrito e la rappresentazione fonetica dell'energia di quella cosa o di quel concetto, ecco che mh, un codice numerico può essere la rappresentazione di quell'energia che emette, che ne so, un organo del nostro corpo o un ambiente. Quindi, nel momento che noi scriviamo quel codice numerico e lo associamo ad un organo Ecco che quell'organo ritorna nel suo codice primevo, quindi se il fegato il suo codice è quello che si va a cercare perché Grabovoi ha fatto tutto uno studio con tutti i numeri ecco che utilizzando quel codice numerico applicato magari sull'acqua o eh, perché l'acqua prende le informazioni di cosa gli scrivi nel contenitore questo è già un altro discorso già affrontato magari da Masaru Emoto, ma se andiamo a vedere i numeri di Grabovoi eh, possono essere anche un metodo proprio per guarire, dove visualizzando quel numero e ripetendolo andiamo a cambiare l'informazione eh, a cui è collegato quel numero. Quindi se... se c'è un problema allo stomaco. Andando a vedere il numero di grabo poi legato allo stomaco, ecco che andiamo a migliorare quell'aspetto. È un campo di studio molto interessante. Proseguiamo, proseguiamo. Un'esperienza eh, di Laura, cioè, l'anno scorso è successo nel campo dove vivo io, fighissimo. Mio papà, dopo che è entrato nel cerchio, ha avuto il mal di testa per tre giorni. Quindi energie particolari, ne abbiamo sia in positivo che in negativo. Che sia chi certo. ha avuto molto mal di testa, chi ne ha avuto invece eh, grandi eh, benefici e miglioramenti dello stato di salute. Eh, anzi, lo, lo voglio anche ricordare, visto che il solito. La, la stagione è quella ovviamente del grano quindi estiva e teniamo gli occhi aperti, segnalateci eventuali eh, fenomeni di cerchi nel grano perché eh, andremo sul posto a eh, verificarli e nel caso fossero in qualche modo interessanti e rilevanti organizzeremmo una, um, una spedizione Faccio, un, improvvisiamo un'escursione un in un campo un po' in un cerchio nel grano tutti quanti insieme con eh, facciamo finta che perché si, si possono cioè, secondo me alcune evidenze vanno provate ed è utile oltre alla teoria anche poi fare come hai fatto tu mettere proprio i piedi in questo tipo di fenomeni e percepire sentire vedere l'effetto che fa allora eh. Eh, questo te lo voglio segnalare. Dicono che la tua voce è un ansiolitico naturale potentissimo. E questa è proprio mm. l'energia di, di centrato. Pupo ti chiede a quando un tuo libro. Chissà, ah, ma eh, con Gianluca ne abbiamo parlato già dell'argomento e. Io in realtà essendo un musicista il mio tempo lo dedico alla musica e già non riesco a trovare abbastanza tempo, però no, non è detto che possa venire fuori un libro. Chissà, per ora eh, ci consultiamo spesso, anche oggi abbiamo lavorato su quello che su quel che vedrete poi Quindi, lo consulto spesso Savio spesso anche eh, a, a fine puntata visto che come sapete siamo di rimpettai finisco la puntata messa gira ci facciamo un giro nello splendido quartiere che, che condividiamo allora, volevo dire una cosa eh, tra l'altro se sì. mh, per vedere cosa faccio con i mantra perché di solito pubblico quello Possono cercarmi le persone savio om o -M, eh, sia sull'Instagram che su Facebook. Diciamo, su Instagram sono più attivo per quanto riguarda la parte appunto musicale. Eine ti chiede, eh, la meditazione all'interno del cerchio può aiutare? Ecco, che, che tipo poi di, di prove, consigli per sfruttare o per, per provare a sperimentare una volta che si è lì nel mezzo cosa consigli di fare ma è, tante cose si potrebbero fare si potrebbero appunto fare delle meditazioni ma quello che consiglio è, è cercare di avere la mente più aperta possibile perché eh... Il fenomeno è un fenomeno particolare, di cui io stesso non riesco a dare bene una definizione, ma perché non voglio. Perché nel momento che lo definisco, tolgo la possibilità a me stesso di andare oltre e magari accedere ad altre verità. Quindi um, prendiamo qualsiasi fenomeno leggero che non vuol dire in modo superficiale, vuol dire con uno spirito critico e, e poi rimaniamo sul sentire, il sentire sacro di ognuno, quindi qualcuno magari eh, può risvegliare qualcosa di molto potente, qualcun altro no. Sicuramente se vai in un crop circle, vero o finto, trovi gente strana perché un evento del genere attira gente strana e quello penso che, secondo la mia esperienza, è stato uno dei tratti più belli uh, proprio dell'andare del a vedere questi disegni. Quando abbiamo deciso di trattare questo argomento, eh, così. Chi, chi ormai ha imparato, eh, noi scherziamo molto, no? sul nostro quartiere, come decidiamo? Di trattare l'argomento dei cerchi del grano, eh, stavamo parlando. Io sapevo Sabio, lui me ne stava descrivendo uno. E nel preciso momento passa un ragazzo e eh, il resto del racconto lo lascio. Vedere. Sì, stavamo dicendo, ma mh, di cosa parliamo? Proprio una sera, no? di cosa parliamo? In quel momento passa un ragazzo. Esteticamente molto particolare, poteva sembrare quasi un punk degli anni 80 no? Era, Era anche un po' anacronistico. Allora, tu hai detto tipo: Ah, particolare, sei... io mi sono girato per guardarlo quindi è passato di schiena e lui sulla testa qua dietro aveva tatuato tutto un crop circle. Quindi eravamo sera. Non c'era nessuno in giro, ci siamo incontrati per parlare di crop circle e passa un unico ragazzo strano con tatuato in testa un crop circle. Coincidenza, diceva qualcuno. Va bene, va bene. Eh, alle volte in qualche modo, ma su questo ci si potrebbe poi dedicare una puntata a parte, no? vedere i segnali. Che ti manda in qualche modo chiamiamolo l'universo quando sei eh, probabilmente sulla strada giusta, quando sei in un punto importante o quando sei in qualche modo particolarmente recettivo eh, arrivano no? De delle conferme, dei segnali, quello che vedi, quello che l'universo parla di continuo, magari talvolta siamo noi che siamo distratti da quell'enorme eh, tranello che è la routine, ma se Abbiamo il coraggio e la volontà di uscire dalla routine, ecco che cogliamo molti più segnali di quelli che vedevamo. Il famoso chiodo. Va bene. Allora, eh, se vi piace anche l'attualità, qualche ora fa sul canale Gianluca Amberti, abbiamo dedicato un editoriale. Vi invito anche a recuperarlo. Voglio ringraziare Savio. Ci vediamo tutti quanti per questo weekend sabato eh, all'Oretto Nelle Marche. Se vi fa piacere anche. La domenica eh, domani mattina con Marco Enrico De Graia. La sera con Base Terra. Poi si susseguiranno un po' di, di ospiti e novità. Vi aspettiamo poi tutti a metà maggio per il Tori, eh, Scusa il mio compleanno, ma la festa è sempre del canale perché siete tutti invitati: l'11 e il 12 maggio a Torino. Ci saranno anche delle novità per quanto riguarda il salone del libro. Eh, stiamo lavorando anche su quello, poi. Eh, siamo in cerca di una sala tra Como e Chiasso, magari a Ravenna, stiamo lavorando per fine giugno alla data di Benevento, il 15 giugno siamo a Roma, tante altre date possono arrivare, quindi tenete sempre d'occhio, se vi va iscrivetevi a Facciamo Finta che, su Telegram, a Gianluca Lamberti, ehm, c'è il blog Facciamo Finta consultatelo, ci sono sempre articoli nuovi, interessanti e anche lì Mettiamo sempre delle, delle ultime novità. Voglio ringraziare Savio che ci vedremo dal vivo sabato e fra due settimane qua, perché sempre un mercoledì sì e uno no. E dateci poi anche suggerimenti all'interno di questo percorso che stiamo facendo insieme, delle puntate che più vi hanno colpito, su cosa vorreste approfondimenti, su quel che viene fuori in puntata, perché poi noi spesso, contate anche qualche volta, quante volte diciamo su questo, ci faremo una puntata. Ecco, nulla è impossibile, è il nome della playlist interamente dedicata a Sara, se volete fare una scorpacciata, cominciano a essere eh, un buon numero le puntate per passare una nottata un con le nostre chiacchierate, molte ci mettono di sottofondo. Un abbraccio a chiunque parli di noi, a chiunque si iscriva al canale, ci aiuti ad aumentare anche con gli iscritti e possa condividere questa puntata se vi ha colpito, oltre a mettere il like e un commento, magari mandarla e condividerla sui vostri social, ve ne siamo grati perché anche questo è un ottimo aiuto per aiutare, aiutarci a crescere e arrivare sempre a più persone possibili. Salve, lascio l'ultimo saluto per questa puntata, la conclusione. Sì, rimaniamo con gli occhi aperti ai segnali, perché i segnali alla fine arrivano al nostro inconscio che codifica o arrivano direttamente da lui. Quindi, eh, al di là del fenomeno, io consiglio di... Approfondire le geometrie in generale, perché sono veramente um, un modo, un linguaggio con cui riusciamo a rientrare in contatto con le parti più profonde di noi. Quindi io consiglio questo e eh, ringrazio te, Gianluca, per questa meravigliosa opportunità che mi dai di questo spazio. Grazie a Mesbet per averci aiutato con le immagini e con la regia. E ringrazio tutti chi, chi ci ha ascoltato e spero anche di incontrarvi dal vivo presto. In attesa del tuo prossimo album, con la sigla Da, da te creata. Grazie a tutti.